qui un corso AIBES, quindi mi raccomando. Matteo Orlando Bertani è il vincitore della prima edizione del Wine Cocktail Show con il suo Aianito. Si è esibito con altri barman e barlady di età compresa tra i 18 e i 25 anni ed ha preparato cocktail a base di vini da vitigni autoctoni della Campania, della produttrice delle donne del vino. L'evento è stato organizzato per spegnere le prime 25 candeline dell'associazione ed aprono a due giorni con un convegno e una cena di gala a Lucrezio Caffè, appunto con un contest che ha preso il via dal mondo del 2.0 e dai social media per raccontare in maniera diversa il vino, eccellenza indiscussa del Made in Campania. Questa passione è nata già quando avevo tipo 7 anni, dato che mio padre era ristoratore, ho iniziato a lavorare lì, poi dopo pian piano mi sono spostato, ho fatto varie esperienze anche fuori. Ho studiato all'alberghiero di Bagnoli e poi ho fatto dei corsi sia di marketing che di lingua sia in Spagna che in Inghilterra. Sicuramente un bilancio positivo. Il connubio donna e vino ormai rappresenta un legame estremamente interessante e frutto di grandi obiettivi e traguardi. Certamente la donna è riuscita a imprimere al settore un grande impulso e a consentire allo stesso di crescere e di modificare le proprie caratteristiche. Quindi credo che noi donne che da tanti anni lavoriamo nel settore possiamo essere sicuramente soddisfatte dei risultati raggiunti. Ma fortunatamente il Made in Italy e il Made in Campania in questo momento è estremamente richiesto, quindi abbiamo tutti l'opportunità di vedere al di fuori della nostra regione ottimi risultati, perché la Campania, che ha sempre lavorato a favore dell'autoctono, della valorizzazione di quello che è legato alla propria tradizione, oggi riesce a ottenere la meritata soddisfazione, perché indubbiamente rappresenta la differenza in un momento di difficoltà. Ciò che è diverso, ciò che fa parte del nostro passato, sicuramente è più richiesto e quindi più soggetto poi a dare soddisfazione. Riuscire a miscelare il vino in un drink è stata una cosa abbastanza impegnativa. Un aperitivo fresco, perché amo bere il vino e magari vuole qualcosa di più simpatico, però, visto che i pestati con i giovani vanno tantissimo.